La Bibbia si serve di immagini fantasiose, di figurazioni poetiche, di suggestive allegorie. L'Eden, l'albero della conoscenza del bene e del male, il serpente, il frutto proibito. Racconta cioè, in una veste didattica e popolare, rispondente alla mentalità di un popolo semplice e primitivo, avvenimenti reali come l'origine divina del mondo, la ribellione dei primi uomini a Dio, la loro condanna, la promessa del Salvatore. Sembra una fantasiosa leggenda, un mito popolare, ma è storia. Una storia tramandata di generazione in generazione, consegnata in un libro detto sacro perché da Dio venne la sua ispirazione e perché santo è il messaggio che comunica agli uomini. Perché in definitiva narra il mistero di un'amicizia divina interrotta dall'orgoglio dell'uomo e gelosamente ricercata dall'amore di Dio. Protagonisti del racconto sono uomini scelti, chiamati ed amati da Dio. Primi nel tempo, i patriarchi. Essi iniziano la storia del popolo prediletto ed insieme la storia di tutti i popoli, perché la salvezza annunziata ad Israele è salvezza di tutte le genti. Abramo volle per suo figlio una sposa della sua patria. Mandò ad Aran Eliezer, il quale tornò conducendo con sé Rebecca, della casa di Naor, fratello di Abramo. Rebecca diede ad Isacco due figli, Esaù e Giacobbe. Eccoci, Rebecca. Bene. Ora, Deborah, va subito a preparare quanto t'ho detto. E sta attenta che nessuno ti veda. Giacobbe, figlio mio, è arrivato il momento di prendere una grave decisione. Poco fa ho sentito tuo padre che parlava a tuo fratello Esaù. Gli diceva: portami della caccia, fammene un piatto saporito. Io lo mangerò e poi ti benedirò al cospetto del Signore, poiché sono vecchio e potrei morire. Dunque, fa subito quello che ti dico. Vai al gregge, scegli due buoni capretti e portaveli. Io li preparerò come so che piace tanto a tuo padre. E tu glieli offrirai perché li mangi e benedica te invece di Esaù. Ma perché dovrei fare questo a mio fratello? Vuoi forse discutere i progetti di Dio, saperne più di lui? No. No, certo. Quando tutte e due eravate nel mio seno e io vi sentivo palpitare, urtarvi, mi fu predetto: due nazioni sono nel tuo seno e due popoli saranno divisi fin dalle tue viscere. Un popolo sarà più forte dell'altro, ma il maggiore servirà al minore. Tu sei il mio figlio minore, Giacobbe. Del resto, tuo fratello ti ha già ceduto il diritto di primogenitura. Ma quello fu soltanto un gioco. Era così furibondo e affamato quel giorno, mi fece venire la voglia di scherzare e di divertirmi un po' alle sue spalle. Ma egli non esitò a giurare, a venderti il diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie. Ma fu perciò... No! Fu perché il Signore mise nella tua bocca la giusta domanda e in quella di tuo fratello la giusta risposta. Ma come potrò? Se mio padre mi riconoscerà, mi tirerò addosso una maledizione, anziché una benedizione. Quella maledizione ricada su di me, figlio mio. Del resto, ho già pensato a tutto. E ora va a prendere i capretti, fa presto.
è molto delicata. Ma non ha tutto il profumo della selvaggina. Come hai fatto a trovarla così presto, figlio mio? Beh, il signore me l'ha mandata incontro. Avvicinati. Che io sappia se tu sei davvero il mio figliolo Esaù. Avvicinati, ho detto. La voce è quella di Giacobbe. Ma le mani sono quelle di Esaù. Sei tu davvero il mio figliolo Esaù? Sì. Vieni, baciami. Baciami, che ti possa dare la mia benedizione. L'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. E Dio ti dia la rugiada del cielo e la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si inchinino davanti a te le nazioni. Sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. Sia maledetto chi ti maledice e benedetto chi ti benedice. Cosa succede? Tu resta qui, cerca di trattenerlo. Accendi il fuoco e portami i coltelli, che io possa preparare una pietanza coi fiocchi per mio padre. Chi sei? Tu? Si alzi, mio padre, e mangi della caccia di suo figlio, affinché mi possa benedire. Io sono Esaù, il suo figlio primogenito. E non ti muovere finché non verrò io a chiamarti. Dov'è quel cane di tuo figlio?
Dimmi dov'è, che io lo possa uccidere, ammazzare qui sotto i tuoi occhi. Dov'è? È qui dentro. L'ho nascosto sotto il grano. Avanti, che aspetti? Entra, cercalo, uccidilo. Non posso. Lo sai benissimo che non posso ucciderlo, che non posso dare un così grande dolore a mio padre. Ma vada! Si avvicinano i giorni del suo lutto. E allora... Quando arrivasti da Aram, Abramo pianse di gioia, perché Eliezer aveva condotto alla nostra casa per me una moglie della nostra gente. Io non avrei mai immaginato una tale madre per i miei figli. Tu hai sempre detestato Esaù, fin dal giorno che è nato. Li ho nutriti con lo stesso latte, con gli stessi sacrifici li ho cresciuti, giorno per giorno. No, il tuo affetto è sempre stato per Giacobbe. Non è vero. Esaù è mio figlio come lo è Giacobbe. Solo non sopporto quei suoi modi rozzi, grossolani. E anche le due donne etee che ha sposato. Non doveva portarmele in casa. Del resto, anche tu prediligi lui e vuoi meno bene a Giacobbe. Io amavo la caccia, la vita dei campi. Esaù è cacciatore, forte. Giacobbe è un sognatore. Ma la mia predilezione per l'uno non mi farebbe neanche concepire un'ingiustizia ai danni di suo fratello. Tu, invece, sei ricorsa all'inganno, alla simulazione. Hai defraudato il primogenito dei suoi sacrosanti diritti, a vantaggio del secondo. Dimentichi che quando li portavo in seno, mi fu predetto dal Signore che il maggiore avrebbe dovuto servire al minore. L'inganno che avete consumato non ha nome, ma è impossibile ripararvi. La benedizione che Dio dette ad Abramo e che mio padre dette a me è adesso sopra il tuo capo. Tu dovrai diventare la guida del nostro popolo. E io non so proprio, debole e incerto quale sei, come vi riuscirai. Ma se il Signore, che sa trarre il bene anche dal male, ha decretato così, così sarà. Ma anche il risentimento di tuo fratello è giusto.
Perciò tu partirai. Andrai nella terra di Haran, dal fratello di tua madre, Labano. Resterai da lui fin quando sarà necessario. E prenderai in moglie qualcuna di lì. E che il Signore ti benedica. Mio Dio, tu sei con me. Io non lo sapevo, ma tu sei con me. Questa terra è la casa di Dio. È la porta del cielo. Signore, se mi proteggerai in questo viaggio che sto facendo e mi darai del pane da mangiare e vesti per coprirmi, se tornerò sano e salvo alla casa di mio padre, allora questa pietra di cui ho fatto un cibo diverrà la tua casa e di ogni cosa che mi concederai io ti darò puntualmente la decima parte. E allora tu vedrai che... Avessi voluto ucciderti, l'avrei già fatto. O credi forse che ti abbia sbagliato? Ricordi che abbia mai fallito un colpo in vita mia? Due volte mi hai già ingannato. Hai rubato i miei diritti di primogenito. Ma me li hai ceduti tu, ricordi, spontaneamente. Hai bassamente approfittato della mia fame e mi hai defraudato della benedizione di mio padre, della benedizione che spettava a me. Me ne sto andando, Esau. Ti sto lasciando padrone della casa di nostro padre. E fai bene. Ricordati anche di non tornare. Di non tornare mai più. Questo sono venuto a dirti. Aspetta. Aspetta, Esau. Tu non puoi dire questo. Ascolta, questa notte il Signore stesso mi è apparso. Ho visto una scala immensa che arrivava fino al cielo e gli angeli salivano e scendevano su di essa.
E sulla cima stava il Signore che mi parlava. Io sono il Signore Dio di Abramo e di Isacco, mi ha detto. Io darò a te e alla tua progenie la terra dove tu riposi, e ti estenderai ad oriente e ad occidente, a mezzogiorno e a settentrione. Io sono con te, ti custodirò dovunque andrai, e non ti abbandonerò fin quando non ti avrò ricondotto in questa terra e non avrò mantenuto quanto ti ho promesso. Se rimetterai piede su questa terra, prega il Signore che ti insegni a vivere e a lottare come un uomo, perché quel giorno io sarò qui per ucciderti, Giacobbe. Dobbiamo lasciarti. Vai sempre verso Levante. A una giornata di cammino troverai il pozzo dove tuo zio porta ad abbeverare gli armenti. Ti ringrazio. Che il Signore ripaghi la vostra generosità e vi faccia concludere buoni mercati. Non dubitare. Finché non si concludono con tuo zio, saranno sempre buoni. Addio. Addio. Di dove siete? Di Haran. Conoscerete certo Labano, figlio di Naor? Certo che lo conosciamo. Spero stia bene. Oh, sta bene lui, sta bene. Mi fareste la cortesia di condurmi dove abita o di indicarmi comunque la strada? Ecco, là c'è sua figlia Rachele. Lei potrà guidarti certamente da suo padre. È finita. Vengo da lontano, ho fatto un viaggio faticoso. Potreste darmi un po' d'acqua? Lì ce n'è quanta ne vuoi, ma dovrei attendere finché lo apriranno. E che cosa aspettate? Il sole è già alto. Non vi sembra che sia ora di abbeverare il gregge e portarlo al pascolo? Beh, se ti senti capace di sollevare da solo quella pietra, accomodati. Bisogna attendere che tutti i pastori siano qui. Ci vogliono almeno 10 uomini per sollevarla. Altri pali come questo.
E perché? Chi sei tu per comandarci? Su, via, fate quello che vi dice lo straniero. Forse ci divertiremo. Ecco, infilate qui il primo palo. Avanti, sbrigatevi. Qui, tra la pietra e il bordo del ponte. Aiutalo. Tu vieni qui. Prendi questo. Ecco, spingete forte in basso. Su, fa leva. Bravo, spingi, spingi forte. Più forte. Forza. Adesso voi, infilate. Bene. Bene così, prendete un altro paletto e mettetelo qui. Che vuoi fare, straniero? Vuoi infilarti in questa fessura per andare a bere? Se tu fossi magro come una serpe, forse. Benissimo, lì. Adesso mettete questo. Lasciate. Qui. Qui. Forza. Forza. Fate leva, eh? Su. Su. Coraggio. Forza. Ancora! Benissimo. Levatevi. Vi ringrazio, basta così. Tu sei il mio sangue, le mie ossa, la mia carne. Il Signore ha benedetto la mia povera casa con la tua presenza. Ma davvero hai rimosso la pietra del pozzo con l'aiuto di 3 uomini soltanto? Che prodigio mai questo? Sei forse dotato di poteri magici? Nessun trucco, Labano. Il Signore si è degnato di ispirare la mia mente. Ha adoperato dei paletti di legno, padre. Levati! Cosa fai, sciocco? Paletti di legno, eh? Il Signore dovrebbe mandarcene più spesso di queste ispirazioni che fanno risparmiare tempo e fatica. Svelta lì, porta del pane e del latte fresco a tuo cugino, che possa ristorarsi e dissetarsi. E conti di fermarti a lungo presso di noi? Tutto il tempo che tu me lo permetterai. Certo, certo. Se tu me lo consentirai, lavorerò per te come l'ultimo dei tuoi servi, Labano. Oh, beh, che dici mai? Tu sarai il padrone. La mia cosa vuoi? È una casa misera. Sono un povero pastore, come vedi bene. Qui tutti lavoriamo, con pochi servi. E Dio sa se c'è bisogno di aiuto, di braccia. Sarai per me come uno dei miei figli, che, li vedi, non risparmiano fatiche per i bisogni della casa. Eh? È meglio che tu chiarisca la questione. È già più di un mese che è qui. E la farà padrone. Ogni giorno una storia nuova. Finirà per cambiare ogni cosa. Il meglio però. Il meglio. Non potete negarlo. E sia pure.
Ma che cosa pretenderà poi? Cosa vorrà in cambio? Ah, io non gli ho promesso niente e lui non ha chiesto niente. Chi vuoi? Tu gli hai detto, sarai per me come uno dei miei figli. Non ti ricordi più? Come ti avevo detto, Labano, guarda tu stesso. Ehi, voi lassù! Collegate con la fonte il primo canale! Bastano poche ore per riempire tutte e tre i truogoli. Ed ecco che una modesta sorgente, che pareva inutile, condannata a disperdersi nell'aridità del suolo, diviene una preziosa riserva per abbeverare il tuo greggio. Vedo. Pensa che quelle povere bestie siano costrette a cercarsi l'acqua con mezza giornata di cammino faticoso. Già. Senti un po', Giacomo. Riposando di più, i tuoi animali saranno più grassi e daranno un latte più abbondante e una lana più sana e più folta. Un'altra illuminazione del cielo, Giacobbe. Un'altra illuminazione del cielo, Laban. Senti un po', Giacobbe. Vedi, la tua situazione ripugna al mio senso di... di giustizia. E forse perché sei mio nipote, devi continuare a servirmi per nulla? È già più di un mese che tu sei qui con noi. E dunque ora che tu mi dica quale deve essere il tuo salario... Ti servirò il tempo che tu riterrai ragionevole. E mi darai in moglie tua figlia Rachele. Mia figlia Rachele. Un tempo ragionevole per avere mia figlia Rachele. 7 anni. Non ti sembra un tempo ragionevole, 7 anni? Mi porti via la mia adorata figlia. Mi porti via la mia Rachele, Giacomo. Allora? Sia come tu vuoi.
Vai! Fortunata a sposare un uomo come Giacobbe. Se non ci fosse stato lui qui. Ci deve volerti molto bene per aver accettato di lavorare duramente 7 anni per averti. Ed è una fortuna che il padre abbia consentito a farla sposare senza attendere che prima trovasse marito la figlia maggiore. Se no, altro che 7 anni. Povera Lia, e quando riuscirà a trovarlo un marito lei? Nostro padre ti ricorda che è l'ora di abbeverare il gregge. Sei molto bella, Rachele. Ascolta, Lia, non devi pensare che... Lia! Vedete come sono i miei figli? Che cosa credete? Vedo bene che il Signore ha voluto benedire la mia indegna casa con la tua presenza. Il mio cuore di padre sanguina per la separazione dalla figlia che tanto amo. Ma sono lieto di darla a te, salvatore della mia casa. I miei figli, vedete, sanno fare tante cose, ma nessuna utile. 4 anni or sono, affidai al maggiore la vendita degli armenti al mercato di Tadmor. Ed egli seppe dar via solo i capi migliori al prezzo degli scarti. L'anno successivo affidai lo stesso incarico al secondo, il quale ottenne un prezzo meno disastroso, sì, ma in compenso spese tutto il ricavato prima di tornare a casa. Non te la prendere, l'abano. Il terzo, che ebbe il compito di andare a vendere in Oriente la tosatura di 2 anni, si fece derubare dell'intero carico, servi compresi, durante il viaggio. Al quarto non ho rimproveri da fare per grazia del Signore, perché non gli ho affidato alcun incarico. Ma tu, Giacobbe, non mangi, non bevi. Oggi è giorno di festa più per te che per noi tutti. Giacobbe il saggio, Giacobbe il giusto. Beviamo noi, amici, alla sua salute e alla sua felicità. Evviva! E si mi ruba la figlia. Perdona, Labano, se interrompo il tuo sfogo, ma la cena volge ormai alla fine e io non vedo apparire la mia sposa. Hai ragione in nome del cielo. Ancelle! Portate qui la sposa di mio nipote Giacobbe, la mia diletta figlia. Presto! Oh.
su, vai, vai Giacobbe, fate l'incontro, abbracciala, ella è tua ormai, te la sei guadagnata. Ho pagato, come sai, il mio debito verso tuo padre. Ma l'intera vita di un uomo migliore di me non sarebbe un prezzo abbastanza alto per ottenerti come sposa. Per l'affetto che ti porto, Rachele, questi 7 anni mi sono parsi veloci come 7 giorni. Certamente uno scherzo, la no, Giacobbe. Ma il nostro patto era per la tua figlia minore, Rachele. Ma la nostra legge vieta di dare la figlia minore in sposa prima della maggiore. Lo ignoravi. Ma se non la vuoi, basta che tu abbia la pazienza di attendere che io trovi marito. E non appena ciò sia avvenuto, io ti darò in moglie, come promesso, mia figlia Rachele. Ma tu la vedi, povera Lia? La vedi, povera Lia, com'è? Credo che la tua pazienza sarebbe sottoposta ad una prova lunga, molto lunga. Eterna! A meno che... Ti faccio una proposta, Giacobbe. Tu compi la tua luna di miele con Lia e fra una settimana ti darò in moglie anche mia figlia Rachele per il servizio che mi presterai altri 7 anni. Che ne dici, Giacobbe? Sia fatto come tu dici, poiché questa è la volontà del Signore. Piccolo Giuseppe. Che c'è? Eh? Allegri, allegri, figli miei! Un altro ottimo affare concluso! Questi carovanieri, prima di pagare, sono così resti. Bisogna saperli prendere. Ehi, piccolo birbantello, ti piace? Lo sai cosa c'è qui dentro, eh? Oro! Oro! E tu non sai cosa sia, ma quando sarai grande vedrai! Labano!
Labano, ormai il tempo del nostro secondo patto è trascorso. Ebbene? Dammi licenza perché me ne torni nei luoghi dove sono nato, nel mio paese. Dammi le mie mogli per le quali ti ho servito, i miei figlioli, e me ne andrò. Ma allora? Allora non ho ancora incontrato grazia ai tuoi occhi. Tu sai come ti ho servito. E quanto è diventato il tuo bestiame sotto di me. Poco era infatti quello che avevi prima del mio arrivo, mentre ora è cresciuto grandemente e Dio ti ha benedetto dopo il mio arrivo. Lo hai detto più volte tu stesso. E va bene, fammi sapere quale deve essere il tuo salario e io... Ma quando potrò fare qualcosa anche per la mia famiglia? Ormai ho 12 figli. Ma che cosa devo darti? Non devi darmi niente se accetti questo patto. Io tornerò ancora una volta a pascolare il tuo gregge e ne sarò il custode. Ma questa sera metterò da una parte tutte le pecore screziate e macchiate e tutte quelle nere. E tra le capre quelle brizzolate e macchiate. Questo sarà il mio salario. E tutte quelle che ancora nasceranno di questo colore saranno mie. Bene, Giacobbe. Sia pure come hai detto. Un patto ingiusto. Tu sai benissimo che i capi di quel colore sono in numero esiguo. E inoltre sono considerati di minor valore. Basta, calmatevi. Qualche giorno fa mi è apparso in sogno l'angelo di Dio. Giacobbe mi disse: alza gli occhi e osserva i maschi del gregge, come sono tutti striati e brizzolati e screziati. Io ho veduto tutto quello che Labano ti fa. E che cosa vuol dire? Aspetta, Lia. Anche tra le bestie come tra gli uomini, i figli tendono ad acquistare i caratteri paterni. Aspetta e vedrai. Con i nostri averi che si è fatta tutta questa roba! Ha preso dei rami verdi, li ha sbucciati a strisce e li ha messi negli abbeveratoi! E li ha messi in vista delle pecore e delle capre, perché subissero l'influenza di quelle verghe striate! E pigliassero agnelli e capretti striati e chiassati! Prendetemi una di quelle pecore! Vai! Porta subito dell'acqua! Voglio fare una prova! Sei gentile, Labano, a venire fin qua giù a lavare il mio gregge. Sì, ma vedi, noi stavamo... cercavamo... Andate avanti, vi raggiungo subito, andate. Andate! Vedi, Giacobbe, tu non devi... No, io volevo solamente farti capire che certe situazioni... Vedi, cerca di capire, non che io adesso... Labano, mi rendo conto che il tuo contegno verso di me non è più quello di una volta. Non ho più la tua fiducia. Eppure, con l'aiuto del Signore, ti ho servito con tutte le mie forze per oltre 20 anni. Tu invece mi hai ingannato e hai cambiato il mio salario 10 volte. E per forza, stabilivo che tutte le capre e le pecore macchiate fossero il tuo salario ed ecco che tutti i greci figliava solo dei macchiati. E allora tu decidesti di tenere i macchiati per te e dare a me solo gli striati. E io accettai. E da allora nascevano solo striati.
Decidessi allora di tenere per te anche gli striati e di dare a me i capi bianchi. Ed ecco che tornavano a figliare solo pecore bianche. E ancora per 7 volte mutasti il patto con me e io accettai. E sempre tu ti pentisti. E tu mi togli tutto il mio bestiame. Non io. Iddio te lo toglie per darlo a me. Perché ha visto la mia fatica e ha visto quello che tu mi fai. Senti, Giacobbe, non litighiamo. Domani è giorno di tosatura. Riuniremo i nostri armenti. Lasciami pensare. Lascia che io ci pensi stanotte e domani prenderemo con calma una decisione definitiva, eh? Mi proporrai un altro patto e poi lo muterai di nuovo. E quante volte ancora così, Labano? No, no, Giacobbe, no. Va bene. Ti vedrò domani alla tosatura. Ehi tu, prendi quella! Via, via! Mette la mano da quella parte! Anche con ordine! Ma tu che fai lì? Che fai? Presto, presto! Non fatele scappare! Forza, forza! Anche tu! Aprite bene gli occhi, figli miei! Muovetevi, muovetevi! Quei ladroni cialtroni sono capaci di nascondersi la lana sotto le vesti! E lavora anche tu! E perquisiteli! All'improvviso! Uno qua, uno là! Finalmente, ce l'hai messo! E allora? Perché ritarda? Su, parla! Parla! Non c'è Dio! 3 notti or sono... Lui, le tue figlie, i loro figli, i servi, gli armenti, sono partiti verso Occidente. Non c'è rimasto nessuno. Con gli armenti hai detto? Tutto. Oh, me misero! Traditore! Traditore! Sono rovinato! Traditore! Sono 4 giorni che marciamo senza riposare. Non ne possono più i ragazzi. Siamo già in vista del guado ormai. Domani le nostre pene saranno finite. Un ultimo sforzo. Dobbiamo farcela. Lasciate più spazio tra i fuochi e le tende. Levati di mezzo con quel carro, portalo sopra. Salute, vecchio. Buono. Fate spazio qui davanti. Rachele! Rachele! Voi radunate il bestiame e disponete le sentinelle per la notte. Domani di buon'ora cominceremo a preparare il guado. Fa piano, si sta addormentando. Riposati adesso. Chissà se tuo padre... Non ci pensare. Ah.
Poserò nuovamente il piede sulla mia terra. Sulla mia terra. Sulla mia terra. Devo inviare a Esau dei missili. Sì. La mia malattia mi impedisce di accoglierti con rispetto che ti è dovuto, ma proprio non riesco a sollevarmi dal letto. Niente, padre. Ti ho già detto, Labano, non troverai presso di me niente che ti appartenga. Ma allora perché sei fuggito di nascosto, con l'inganno? Io ti avrei congedato con gioia, con canti, al suono di tamburi e di cetre. Invece non mi hai neppure permesso di abbracciare i miei nipoti, le mie figlie. Hai agito da stolto. Che ebbi timore che tu volessi riprendermi le tue figlie. Ma quale colpa ho commessa che tu debba perseguitarmi così? Ti servo da 20 anni e le tue pecore e le tue capre non sono rimaste sterili. Montoni del tuo gregge non ne ho mangiati. Bestie sbranate non te le ho riportate mai. Ne subivo io il danno. E tu mi domandavi conto di quello che veniva rubato di giorno e di notte. E io me ne stavo là a consumarmi per il caldo di giorno e per il gelo la notte, mentre il sonno fuggiva dagli occhi miei. Se Dio non fosse stato con me, tu mi avresti rimandato a mani vuote. Ma egli ha visto la mia afflizione e finalmente ha fatto giustizia. Basta, Giacobbe. Ti prego, non rinfacciarmi oltre i miei torti. Posso aver sbagliato, sì, ma queste figliuole sono le mie figliuole e questi ragazzi sono pure i miei figli. Come vuoi che possa desiderare il loro male? Vieni, Giacobbe, usciamo tutti! Voglio che la nostra riconciliazione sia solenne, pubblica! Andiamo! Su. Venite tutti! Andiamo! Venite! Cessate ogni contesa fra voi! Erigerà in questo luogo un cippo. Questo cippo sarà tra me e te. Né io lo varcherò mai per farti del male, né tu lo oltrepasserai per far del male a me. Sul nostro patto invoco la testimonianza del Dio di Abramo e del Dio di Nahor. Mio padre! Ecco,
fortuna che ha creduto alla storia della mia malattia. Chissà che cosa sarebbe successo se li avesse scoperti. Perché li hai portati con te? Vi avevo ben detto di non prendere niente di ciò che appartiene all'Abano. Ma sono gli dei protettori della casa. Perché dovrei privarmene laggiù? Seppelliamo tutti gli dei stranieri. Purifichiamoci. Quando giungeremo nella terra promessa, eleverò un altare all'unico vero Dio, il Dio di Abramo e di Isacco. Avanti voi. Varcato il fiume, dividerete la carovana in due squadre, come vi ho detto, e lascerete un grande spazio tra la prima e la seconda. Andate. Se egli dovesse raggiungere la prima squadra e farne strage, la squadra che resta sarà salva. Ma temi davvero che tuo fratello ci venga incontro con cattive intenzioni? Tutto quello che io so è che marcia verso di noi con 400 uomini. Ma gli hai pure inviato più di 500 animali in dono. Dovrebbero bastare a placare la sua ira. Non lo so, Rachele. Adesso va. Raggiungi anche tu gli altri. Io rimango qui fin quando il passaggio non sarà ultimato. Non temere, va. Gli altri ti attendono. Avanti!
di Isacco, mio padre. Mi dicesti: Giacobbe, torna alla tua patria, dai tuoi parenti. Io ti benedirò. Io non ero degno dei tuoi favori, della fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Ero unico, solo, quando attraversai il Giordano la prima volta. E ora sono divenuto una moltitudine. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù. Ho paura. Temo che gli venga. Temo che gli venga e mi uccida madre e figli insieme. Ho paura, Signore. Tu hai promesso, hai detto: ti benedirò, farò diventare la tua progenie numerosa come i granelli della sabbia. Tu hai promesso, Signore. Ora devi aiutarmi. Chi sei? Avvicinati e te lo dirò. E tu, perché non ti difendi? Su, alzati. Combatti. Perché dovrei combattere con te? Io non ti conosco. Chi sei? Che cosa ti ho fatto? Preferisci subire senza reagire. E va bene. Avanti, muoviti. Sei già stanco? Ne hai abbastanza? No.
chi sei? Lasciami andare. L'aurora sta spuntando. No! Non ti lascerò andare finché non mi avrai detto chi sei. Chi sei in nome di Dio? Ti chiamerai Israele, poiché sei colui che ha lottato con Dio e con gli uomini ha vinto. Come mai non fuggi, fratello? Non ti riconosco. Sono tornato per eseguire la volontà del Signore. Sono stato ospite di Labano, fratello di nostra madre Rebecca, e ho dovuto trattenermi con lui tutto questo tempo. Che significa quel bestiame che mi hai mandato incontro? È per trovare grazia presso di te, mio Signore. Tienlo pure per te. Io ne ho abbastanza del mio. No, ti prego. Per 20 anni ho lavorato... e per la grazia del Signore sono ben provvisto di tutto. Ma ho subito dure prove. Per ogni inganno di cui mi sono macchiato ho sofferto un inganno doppio. Ora, per la grande benevolenza di Dio, le mie colpe sono lavate ai Suoi occhi. Accetta i miei doni e mostrami, ti prego, che esse sono lavate anche agli occhi Tuoi.
muoviamoci, partiamo, fratello. Io camminerò al tuo fianco e scorterò la tua gente. Ti ringrazio, mio signore. Ma come vedi, ho fanciulli ancora in tenera età e pecore e vacche allattanti. Se li sforzo a camminare anche un sol giorno, tutto il mio gregge ne morrà. Va tu innanzi al tuo servo. Io verrò piano, col passo dei fanciulli e del bestiame che devo spingere. E ti raggiungerò più tardi in seguito. Lascia almeno che ti dia alcuni dei miei uomini di scorta. Non disturbarti, fratello. Che cosa potrebbe minacciarmi, visto che ho trovato grazia ai tuoi occhi? Sia come tu vuoi, allora. Ti precederò a Seir e ti attenderò con gioia. A Seir! Tremato per te, Rachele, e per la creatura che porti in seno. Io non ho avuto paura. Non ti avevo mai visto così deciso, così pieno di coraggio e sicuro di te. Su, avanti, salite. Presto. Mio signore, andremo veramente a Seir? No, andremo invece verso occidente. E poi a mezzogiorno. Nostro figlio nascerà nella terra che ci è stata promessa. La mia terra. Lo chiameremo Beniamino, poiché è figlio della benedizione.